sala di cinema di TV, pensi di Real Madrid Cinema. Presentazione, risultato, anche marcatori. Vai. Allora, Real 3-1 per Real e segna Hunter al per il Milan. Bene. 2-0 per Real. 0-0. 2-1. 1-0 per Real, un gol di Kakà che va sotto alla curva dei tifosi del Milan e festeggia. Beh, accepito. Come De Bayor con Lazio, allora, ex tifosi. E Pomata mi ha detto: io alla SNAI c'è campo, ha detto. La SNAI, per chi non lo sapesse, è l'agenzia di scommesse sportive dove tu, giocando risultati esatti, puoi vincere la vincita più alta che hai mai ottenuto. 400 euro. E che cosa hai beccato, scusami? Allora, era la quarta giornata del campionato. Il sole c'era o no? Il problema di Real Madrid Milan, che questa sera ovviamente su Rai 1, è che metterà un po' in ombra la proiezione, che è prevista alle 20.30 qui all'auditorium del Parco della Musica, di questo docufilm molto interessante di cui vogliamo parlare con il regista Cosimo Messeri, che è qui con noi. Ciao Cosimo. Buongiorno. Buongiorno. The One Man Beatles, cercando Emmett Rhodes. Tu sai che saremo fregati, insomma, a vedere questa proiezione, visto che c'è il Real Madrid Milan. Purtroppo lo so, poi una nemesi, a me del calcio non le frega nulla. Quindi proprio. Guarda, il carpet sarà un black and red del carpet, appecoronarsi la sfida di Champions. Tra poco vi raccontiamo la storia di quest'uomo, che comunque ha un suo fascino, perché pensate, all'apice del suo successo a 24 anni ha deciso di salutare tutti, di cambiare vita, di darsi alla macchia e di vivere di altre cose che vi raccontiamo tra poco qui su Spostati. È appena tornato Giancarlo Simoncelli, che oggi è tornato a vedere il film che lui ama, il film di sé, dopo la parentesi di ieri di Oggi Sposi. So che hai visto un film che ti ha scosso molto, vero Giancarlo? Ho visto un film in concorso, si chiama Broker's Cab, un film danese. Sì? E direi che si può dire che c'è del marcio in Danimarca. È un film particolare, bello devo dire. Un militare lascia l'esercito ed entra, è quasi inevitabile, almeno nel film non capisce perché, solo che cosa succede? Perché tu rientri. Il film è duro, è durissimo, però devo dire che vale la pena vederlo. Un voto a questa serie. Direi un 8 artisticamente. Ieri sera però noi abbiamo fatto il corollario. Esatto, abbiamo giocato i giorni di Giovanni Veronesi, che, come tu insegni, sebbene sia in questo momento sul set a girare il film che uscirà poi a febbraio, Genitori e Figli, ha deciso per 3 sere di venire qui e di coinvolgere il gotha del cinema italiano. Gli amichetti. Gli amichetti. Noi siamo degli intrusi, però diciamo che. Diciamo chi siamo, se no se lo dimenticano. Allora, te sei. Ecco, diciamo. Io tu? Pippo Paolo. Pippo Paolo, gli Spostati sì. Sono quasi sempre tra le. E piena di tasse. Direttore del Festival del Cinema di Roma, che insomma è un ospite. La vecchia moglie, cioè la vecchia moglie da tanti anni, addirittura lei viene con le bodyguard, con Ethan, sì, bodyguard. E lei ha chiesto più rosso. Forse bisogna spadarlo, è ora di finirla con questa ridicolaggine. Se ne è appena fatto uno ieri, capito? Appunto, però è una fatica immane. È una fatica, e fai la foto del bacetto. Laura Del Licolli, no, Laura Pausini. Quando devo dire quando posso fare il nome, perché poi non è venuto, per una star di media grandezza, vogliamo dire molto giovane, americana, ha presentato una lista in cui chiede, intanto vuole arrivare 6 giorni prima, naturalmente. Se vogliamo fare le vacanze. E vabbè, questo però è un occhio. Per fare un quiz con gli ascoltatori, possiamo soltanto fare una musichetta. Ok. No. 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 No.